Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. In questo video vi mostrerò come innescare una trota morta del peso all'incirca 2 etti e la utilizzeremo su una montatura galleggiante. Per intenderci monteremo queste classiche boe per la pesca col vivo, quelle che vengono utilizzate per la pesca del lucio. Come terminale lo creeremo con una freccia, questa Glamis Leader da 140 libbre. E come amo un Cultiva 9.0. È un'esca molto indicata in questo periodo dell'anno in cui le temperature sono ancora abbastanza fredde. E le nostre prede principali saranno gli studioni russi, gli uso-uso, prede che si aggirano tranquillamente dai 50 ai 70, talvolta anche 80-90 kg. Per questo utilizzeremo attrezzature sovradimensionate. A voi il video! Eccoci qua. Come dicevo prima, utilizzeremo una treccia da 140 libbre, in questo caso una treccia della Etmir, un'azienda molto valida, qualitativamente ottima, mi trovo molto bene, ormai sono anni che la uso, soprattutto il rapporto qualità-prezzo veramente, veramente ottimo. Diciamo, siamo all'incirca sui 6 euro, una decina di metri di treccia. Amo Cultiva 9.0, non ha bisogno di presentazioni, e adesso lo legheremo con il classico nodo Palomar. Quindi prendiamo uno spezzone di freccia e lo ripieghiamo all'incirca per 5-10 cm. L'asola creata l'andremo ad inserire nell'occhiello dell'amo. Primo passo. Adesso ripieghiamo l'asola e creiamo il classico nodo sulla parte del terminale. Il nodo a 8 per intenderci. Perfetto. Con l'asola che rimane, la faremo passare all'esterno della curvatura dell'amo. Tiriamo il lembo di filo in eccedenza. Se utilizzate monofili in nylon, il consiglio è di inumidire per evitare di rovinare il terminale durante la trazione. E l'amo è pronto. Perfetto, seconda fase, in questo caso utilizzeremo del filo elastico, in questo caso io ne utilizzo uno della Tubertini, molto fine e molto resistente. Prendiamo l'amo legato poc'anzi. E inneschiamo partendo dalla coda. Buttiamo sotto pelle. Facciamo scorrere l'amo verso la testa dell'animale, facendo attenzione a non rovinare le carni perché sono molto molto delicate. Molti utilizzano un altro passaggio a centro corpo, grosso modo qui. Io non lo uso quasi mai. Questa volta ve lo faccio vedere. Diciamo, dà una sicurezza in più. Voilà. Ripetiamo quindi l'operazione. E alla fine, arrivando sulla testa, in prossimità della testa, andremo a bucare e faremo uscire l'amo direttamente dal cranio dell'animale. Uno, perché è una delle parti più resistenti, secondo,
Perché lo storione, essendo un predatore, tende ad aggredire le proprie prede direttamente alla testa. E l'esca è pronta. Ultimo passaggio con il filo elastico. Andremo ad avvolgere la nostra esca. Non preoccupiamoci se abbondiamo, se non c'è nessun problema, anzi, più filo mettiamo, più l'esca è salda. È diretta là. Non rimane solo che metterla in pesca. Bene ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Nel caso lasciate un like e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!